Parliamo ancora di Betelgeuse, questa supergigante rossa, che è la più luminosa e la più vicina alla Terra. Fa parte della costellazione di Orione. In alto a sinistra si può vedere dove c'è la spalla di Orione, questa supergigante che davvero è molto brillante ed è di un colore rossastro. Ebbene, questa stella ormai si avvicina alla fine, è una stella vecchia e quindi si prospetta un'esplosione a supernova. I ricercatori hanno rilevato diversi archi attorno al guscio esterno della stella, come si vede dall'immagine scattata dal telescopio spaziale Herschel, e questi archi dovrebbero entrare in collisione con una sorta di stranissimo muro di polvere fra circa 5.000 anni. Betelgeuse è una delle stelle più luminose tra quelle conosciute. Può essere osservata e vista tranquillamente a occhio nudo dalla Terra nell'emisfero nord. Brilla circa 100.000 volte più del Sole e ha un diametro di oltre 1.000 volte più del nostro Sole. Non distante dalla stella, come vi dicevo, è possibile vedere questa struttura tipo un muro di detriti stellari a sinistra della foto. Alcune teorie asserivano che questo potesse essere il risultato di materiale espulso dalla stella durante gli stadi primordiali della vita di Betelgeuse. Ora, delle nuove indagini propongono che questo muro possa essere un filamento lineare legato al campo magnetico della galassia o il limite estremo di una vicina nube interstellare illuminata dalla supergigante rossa. L'immagine è stata realizzata con una tecnologia a infrarossi e mostra i venti stellari potentissimi di Betelgeuse che impattano contro l'atmosfera che circonda la stella, formando appunto degli archi. Analizzando l'immagine in modo più accurato, gli scienziati hanno anche visto che il nucleo della stella presenta una struttura piuttosto asimmetrica e si notano anche i detriti e la polvere stellare che nel corso di migliaia di anni si sono staccati dal guscio esterno. Secondo gli astronomi, gli archi attorno alla supergigante Betelgeuse e questa sorta di muro entreranno in contatto fra circa 5.000 anni. Si avrà uno scontro cosmico e chissà chi potrà mai assistere a questo evento eccezionale. Gli astronomi del futuro potranno assistere a questo evento eccezionale. Grazie, alla prossima.